Carlo scelse di avviarsi al lavoro e di sposare Franca. E tu, cara Franca, per sposarlo, lo spingesti a fare il concorso per la Banca d'Italia. Uno stipendio piccolo, ma sicuro per sposarlo. Lo vinse con la qualifica di avventizio provvisorio. 47 anni. 47 anni salendo fino al vertice. Da allora il servizio al paese è stata la costante della vita di Carlo. Era severo ed esigente anzitutto con se stesso, ma la sua signorile severità faceva trapelare una calda passione civile che contagiava chi gli stava accanto. Per un destino della storia, Carlo si è trovato ad assumere gravose responsabilità nei momenti più difficili per le istituzioni, anche le più alte, che ha dovuto presiedere. Eppure, così lo ricordano i collaboratori, appariva calmo, sereno, anche durante le tempeste più gravi, e non per arroganza, ma per una straordinaria sintesi di competenza, rigore, onestà e saggezza, tenendo in conto i pareri altrui, ma avendo fisso, come una stella polare, l'interesse del paese. Dell'Italia Carlo conosceva i limiti, ma anche le potenzialità. Era convinto che i limiti potevano superarsi con un forte legame e duraturo con gli altri paesi europei. Come un doppio patriottismo lo animava, quello che lo spinse a irrobustire una difficile unità degli italiani intorno al tricolore, lo ricordiamo tutti, e quello di mettere al sicuro quest'unità in un'attiva cooperazione con gli altri paesi europei. Così, da presidente, portò l'Italia nel nuovo millennio. Era consapevole della necessità di un nuovo slancio spirituale e politico e negli ultimi anni non nascondeva le sue preoccupazioni. Ma permettete, care sorelle e cari fratelli, che al termine di questo breve commento ricordi l'incontro di Assisi del 2002, quando, invitato da Giovanni Paolo II per scongiurare la paura del terrorismo e invocare la pace, Carlo si alzò, prese la lampada della pace e la andò a collocare sul candelabro in quel giorno. Vengo da Assisi, dove ieri è stato presente il presidente Mattarella, dove domani verrà Papa Francesco, e vorrei consegnare io questa volta a Carlo la lampada della pace, perché illumini i suoi passi verso il cielo e si possa dire anche di lui: beati i piedi di colui che porta la pace. E così sia. Questa dunque è l'omelia di Monsignor Vincenzo Paglia, un ricordo molto umano, molto intenso, da amico veramente del presidente Ciampi, Paglia che ha portato la benedizione di Papa Francesco negli ultimi momenti ed ora ecco che pone sul feretro questa lampada. Così come la lampada della pace avvenne nel 2002, quando Carlo Azeglio Ciampi fu invitato da Papa Wojtyła a portare la sua lampada di pace ad Assisi durante quella cerimonia, e Ciampi una volta raccontò che rimase un po' sconcertato, non sapeva come comportarsi perché non era prevista questa cosa. Wojtyła gliela porse e lui allora capì che doveva andare al candelabro e dare il suo contributo, e fu un momento molto bello, molto umano. Invochiamo la sua misericordia per Carlo e per tutti noi, perché ascolti questa nostra preghiera insistente e l'esaudisca. E insieme diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Accogli nella schiera degli eletti il nostro fratello Carlo Azeglio,
purificato nel fonte battesimale, consacrato con la Santa Cresima, che si è nutrito del tuo corpo e sangue nel convitto eucaristico.